Ciao a tutti, oggi siamo a Quasso al Monte e dobbiamo andare al Sasso Paradiso e la Cima Paradiso. Siamo andati davanti alla chiesa a scaricare un'applicazione che ci fa percorrere la linea della pace che conduce alla vetta Paradiso. Adesso vediamo, abbiamo chiesto informazioni e ci hanno detto che è stato inaugurato circa un mese e mezzo fa e ti dà dei pensieri di pace durante la tua camminata. Proseguiamo seguendo le indicazioni via della pace. Se non volete andare alla chiesa, qua c'è un comodo parcheggio dal quale partire e seguire le indicazioni. Linea pace. Qui siamo arrivati a un bivio. Il percorso sale a sinistra per la punta Paradiso e la linea pace prosegue invece a destra. Noi continueremo a seguire la linea pace. Siamo entrati nel bosco e continuiamo a seguire il comodo sentiero. Siamo arrivati a questo bellissimo punto panoramico sul lago di Lugano. Siamo arrivati alle prime postazioni della linea Cadorna. Proseguiamo lungo il percorso. Siamo arrivati a un bivio. Continuiamo a seguire le indicazioni, quindi andiamo sulla destra. Il sentiero si snoda lungo le trincee della linea Cadorna.
qui abbiamo un altro scorcio sul lago. Abbiamo attraversato un piccolo torrente. Un pezzettino con qualche roccetta, niente di complicato comunque. Siamo arrivati alla prima galleria della linea Cadorna. Dopo la galleria si arriva subito ad un altro bellissimo punto panoramico. Ed ecco il panorama. Che spettacolo, veramente fantastico. Siamo arrivati ad un altro bivio. Noi continuiamo a seguire la linea della pace, che comunque si interseca continuamente con il percorso 2 per il Sasso Paradiso. Noi abbiamo deciso di seguire la linea pace, quindi proseguiamo sulla sinistra. Eccoci, siamo arrivati all'altro bivio dove ci sarà il percorso di ritorno. Da qua siamo arrivati e proseguiamo in su. Ci siamo riallacciati al percorso 2 per il Sasso Paradiso. Comunque percorso molto ben segnalato. Qua la strada si divide ancora, si può seguire sulla destra per Brusimpiano alla vecchia cava, o sulla sinistra dove continua il nostro percorso. Oh, abbiamo trovato anche un po' di neve. Rientriamo nei camminamenti delle trincee. È un percorso molto interessante questo. Si discosta leggermente dal percorso originale per farvi passare nelle trincee e nelle gallerie scavate per la linea Cadorna
prima della prima guerra mondiale. Vediamo una delle postazioni per le mitragliatrici. Guardate che lavoro, tutto scavato a mano. Molto bello, ci sono tutti i vari cunicoli che portano le postazioni delle mitragliatrici per difendere il fronte nord italiano, linea cadorna che non è stata in realtà mai utilizzata. Questo qua è il lato dove uscivano le feritoie per le mitragliatrici sul versante del lago di Lugano. Adesso proseguiamo nei camminamenti e sopra vediamo la croce. Continuiamo a salire dentro le trincee, fantastico. Thank you.
Eccoci qua, siamo giunti là dietro al Sasso Paradiso. Andiamo, andiamo a vedere. Ecco la vista che si gode dal Sasso Paradiso. Bellissimo. Pranzo con vista dal Sasso Paradiso. Adesso seguiamo i cartelli per il ritorno, però vediamo se riusciamo a deviare per la bocchetta dello Stivione, la bocchetta dei Frati. Vediamo se troviamo le indicazioni. Qui siamo arrivati a un punto dove troviamo un po' di indicazioni. C'è anche una cappelletta. Noi abbiamo girato a destra e proseguiamo per la bocchetta dello Stivione, che è data 30 minuti. Qui è sempre segnalato il percorso 2, che credo che incrociavamo prima facendo la linea della pace. Continuiamo a seguire le indicazioni per la bocchetta di Stivione. Thank you.
siamo arrivati in un altro bivio, proseguiamo per la bocchetta Stivione da questa parte. Un altro bivio. E continuiamo di là. Ciao amore. Ciao. Ciao. La lasciamo andare, dai. Siamo arrivati in un altro bivio. Noi adesso andiamo verso qua Salmonte per rientrare verso la macchina. Su di là si può andare alla bocchetta dei Frati, però ormai è troppo tardi, non riusciamo ad andare oggi, torneremo un'altra volta. Eccoci un altro bivio. Continuiamo sulla sinistra, vediamo che là c'è il segnale sull'albero per il nostro sentiero. Eccoci un altro bivio. Continuiamo a scendere. Ormai siamo quasi arrivati. Un altro bivio. Continuiamo di qua. Sassi e foglie fanno scivolare, bisogna stare un po' attenti, niente di che. Un altro cartello. C'è qualcuno che pulisce il bosco dalle foglie, vedete? Perché effettivamente bisogna stare un po' attenti, un po' scivoloso, con i sassi sotto e le foglie sopra, però basta prestare un po' di attenzione. Vediamo che qua c'è il segnale e proseguiamo per il nostro sentiero. Eccoci qua. Siamo tornati a Quasso al Monte e adesso andiamo a recuperare l'auto. Siamo ricollegati alla linea della pace. Siamo usciti da via della galleria e adesso, proprio poco più avanti, troviamo dove abbiamo posteggiato l'auto. Ecco qua il parcheggio. Anche per oggi abbiamo finito. Volevo ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al nostro canale, a quelli che si iscriveranno vedendo i nostri video. E abbiamo percorso circa 9 km, abbiamo fatto un giro ad anello, un percorso molto bello, con un panorama stupendo sul lago di Lugano. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!